Ciao, eccomi con un nuovo video. Questo è un video svuota la spesa, non ne faccio spesso di questi video, però oggi ho fatto un pochino di spesa alla Coop e quindi ho detto, ma sì, perché no, facciamo vedere un po' quello che ho comprato. Questo è un video, come potrete vedere, di una persona che non è organizzata dal punto di vista dei pranzi, delle cene. Mi piacerebbe tantissimo fare quei piani alimentari bilanciati che vedo sempre nelle ragazze che fanno questi svuota la spesa. E quindi fare la lista, avere tutto combinato, fare la spesa di conseguenza, quindi avere tutto organizzato. Non è niente di tutto questo, io non sono per niente pianificata con i pasti e quindi insomma vado un po' a quello che trovo, compro e poi ecco, è la peggiore delle cose da fare questa, però niente, un po' per il mio lavoro, un po' così, c'è chi ha pranzo, chi non c'è, chi c'è a cena, chi non c'è. Vabbè, insomma, vi faccio vedere. Allora, io qui sono andata alla Coop, ho speso 130 euro. Diciamo che tra tutti i supermercati, questo è ovviamente 138, è il supermercato meno economico, meno economico di tutti, però in realtà a me piacciono molto le cose della Coop, quindi insomma, ogni tanto quando mi capita, per fortuna che comunque è distante, quando mi capita, acquisto lì. Dunque, ho comprato del pesce, visto che c'ero, ho preso il, non si sa, ah sì, salmone, franci di salmone, 8 euro, e filetto di merluzzo nordico, sempre 8 euro. Poi ho preso un po' di questi yogurt fior fiore greco, visto che oggi c'era lo sconto del 25% sui, appunto, sui prodotti fior fiore, e ho preso questi qui, yogurt greco, questo è magro naturale. Questo invece è al cocco, boh, non so, per fare le merende al pomeriggio. E poi gli altri yogurt sono spersi in giro. Ho preso una cosa di scalogni. Se volete i prezzi, ma io è inutile che mi metta qui a fare yogurt greco al cocco, ad esempio veniva 1,20 euro, quindi questi qua più o meno quel prezzo lì. Poi ho preso, come congelati, ho preso melanzane, zucchine, peperoni grigliati. Questi li ho provati una volta di un'altra marca e sono molto buoni. E penso anche magari di farli per metterli sopra la pizza. Quindi per fare una pizza alle verdure, questi sono buoni, li si fa in padella velocemente, quindi sono buoni, insomma, ho voluto prenderli. Poi ho preso un cuoci pesto, condipesto, sugo pronto per risotti e spaghetti. Questi qua venivano 4 euro e qualcosa, le melanzane non lo so, non lo sto tanto a vedere perché se no mi faccio perdere un sacco di tempo. Poi ho preso una confezione di piselli Findus, quello da 1 kg. Poi un litro di, diciamo, bevanda d'avena biologica per me, questo è della Coop. Dunque, io queste le uso, vorrei usarle più spesso in realtà al posto del latte, però non sempre mi ricordo di comprare. Poi per Celeste compro il latte quello intero, quindi alla fine bevo anch'io quello. E vabbè, però questa volta l'ho trovato e l'ho comprato. Invece, eccolo qua, il litro appunto di latte fresco, questa volta della Coop, veniva 1,14 euro, mi pare, scontato. Un 750 grammi di carote bio. Poi ormai la mia spesa non è più per due, ma è per tre, perché Celeste ormai mangia quello che mangiamo noi e quindi quando faccio le spese non mi bastano più una confezione di queste, ma ne compro due, anche se due sono troppe, quindi insomma vabbè, ogni volta c'è una disparità di una persona delle confezioni. Comunque ho preso questi gnocchetti con spinaci su ricetta tirolese. Questi li avevo già provati una volta, mi piacciono tanto perché poi con un po' di burro, salvia e basta, e sono molto buoni. Questi in offerta, chissà quanto venivano, chissà quanto venivano, niente, non ve lo sto a dire, se, secondo me, anzi no, 1,88 euro. Poi ho comprato per Celeste i maccheroncini quando mangia lei da sola la pasta, perché magari noi mangiamo altro. I maccheroncini, questi della Crescendo, che alla fine sono tutti uguali, costano di più quelli per bambini rispetto a quelli per gli adulti, però insomma i maccheroncini così non li avevo trovati, quindi ho preso quelli. Poi
Poi uno di pesto genovese senza aglio, questi della Fiorfiore sono buonissimi. I sughi pronti, quelli da frigo però, ce ne sono di 3-4 tipi e basta, però sono molto buoni e quindi sono da tenere in frigo, hanno una scadenza comunque fino al 4 maggio, non è una scadenza lunghissima, però insomma sono buonissimi. Poi ho preso una forbice per la cucina, poi le mie immancabili piadine, che in realtà non sono immancabili, però quando vado mi piace comprarle, queste sono biologiche, quelle al farro. Perché non hanno strutto, hanno farina di grano farro, okay, acqua, olio extravergine di oliva e sale, quindi non hanno strutto o comunque altre cose, per cui queste tre vanno bene per noi tre. E poi ho preso il basilico bio che lo metto nei pomodorini, nelle cose e quindi sono più saporiti e ci piacciono di più. Oh, aspettate che qua mi organizzo. Ok. Allora, bene, una di Guanti che erano in offerta, una di Giovanni Rana, questi alla zucca, questi sono i più buoni. Quando ho occasione che vado verso Verona, c'è lo spaccio di Giovanni Rana perché c'è proprio la fabbrica, mi pare a San Giovanni Lupatoto, mi pare. Ve lo so dire, sì, San Giovanni Lupatoto c'è proprio il pastificio. E lì c'è il negozietto, è un buco di negozietto, ma hanno tutto, tutto, tutto quello che c'è in assortimento, sia di tortellini, sia di sughi, sia di tortellini anche destinati alla ristorazione. Costano decisamente meno. Alcuni hanno anche dei sacchetti che non hanno la confezione davanti colorata, perché appunto sono quelli per la ristorazione. Secondo me sono i più buoni in assoluto tra la pasta da supermercato. E quando vado là faccio sempre una grande scorta di tortellini perché io questi alla zucca li amo, sono i miei preferiti in assoluto. Erano in offerta perché costicchiano, i tortellini di Giovanni Rana costano, questi li mangio di solito da soli, cioè pensate che questi sarebbero da due, io li mangio da sola, quindi al massimo li mangerò con Francesco, ma con Celeste non li divideremo. E vediamo. Chi lo sa quanto venivano questi? Chi lo sa? Bah, secondo me venivano circa 2 euro, 2,40 euro, quindi vengono qualcosina di più. Buon per tutti, ho provato questi cracker della Galbusera, questi hanno dentro le farine di legumi, poi semi di sesamo e di lino, quindi dentro hanno lenticchie rosse, gialle, ceci, piselli. E basta, quindi hanno questi come i Galbusera, sono quelli che hanno meno schifezze, diciamo, dentro come cracker, quindi non hanno l'olio di girasole alto oleico, semi di sesamo, sale marino, quindi sono tra i migliori formulati nella mia ignoranza più assoluta, per quanto riguarda gli ingredienti. Comunque, insomma, sono quelli che mi sembra siano meglio fatti. Costano anche questi, ma vabbè. Per Celeste, per vedere se rimangia lo yogurt, ho preso il tè di questo alla bicocca. Per me ho preso Vivi Verde al caffè. Vivi Verde alla fragola, sempre per Celeste. Ormai è difficilissimo trovare, solo al Natura sì, trovo quelli alla frutta, senza lo zucchero, purtroppo, ma non sempre riesco ad andarci. 1 chilo di spinaci surgelati in foglia. Ho deciso di lanciarmi nelle verdure congelate perché non li compro mai le verdure congelate, ma vabbè, stavolta ho provato. Poi, lasagne fresche. Io credo che sarà la terza volta che compro le lasagne, le tengo lì per la speranza di farle, le metto in congelatore nella speranza di farle, dopodiché arriva mia mamma e decide lei di dare una svuotata al congelatore e di farmi fare qualcosa. La terza volta e ogni volta non le faccio mai. Questa volta vediamo se siccome ho imparato a fare bene la besciamella, vediamo se questa volta mi lancio nell'esecuzione di lasagne. Che poi in realtà mi piace cucinare, però non so, gli orari di chi lavora a scuola sembra di no, sembra che facciamo un lavoro di quelli così, 3 ore la mattina e avete finito, però chi lavora a scuola mi può capire, è praticamente impossibile organizzarsi tra mense, tra turni pomeriggio, della mattina, riunioni lunedì sì, lunedì dopo no, il venerdì, è impossibile organizzarsi, cioè, o perlomeno io non sono capace di organizzarmi. Funghi trifolati misto bosco, questo da mettere sulla pizza oppure sulle bruschette che faccio ogni tanto. Poi
succhetti che lo so andrebbero fatti quotidianamente freschi per i bambini, però anche qui di conseguenza, o si a casa 24 ore su 24, o si ha un'organizzazione militare, io non sono né l'uno né l'altro, quindi ogni tanto quando usciamo le porto via questi come merendine, quindi mela, frutti rossi della Frulla Bio, questi hanno solamente appunto frutta, non hanno lo zucchero. Mela, pesca e mango, questo della Valfrutta, mela, lampone e fragola, venivano 70 centesimi, 75, quindi ho voluto comprarli. Questi due ancora, perché in realtà basta che ci sia scritto bambino sopra, aumenta di 1 euro. Invece questi sono per gli adulti e quindi va bene così. Per un mio sfizio che non dovrei, ma ho voluto prenderlo, poi lo terrò nascosto da qualche parte, nella speranza di dimenticarmi di averlo comprato. Altri guanti, non lo so, questi sono i guanti, quelli che venivano meno di tutti. Spero che siano buoni e resistenti. Poi, polpa finissima di petti, questo per mettere sulla pizza. Un'altra confezione di funghi, visto che erano in offerta a 1,04 euro, mi pare. Allora, come riso? Beh, 1 chilo di sale grosso per la pasta, ma anche se ormai la usiamo pochissimo perché appunto la pasta la cerco di salare poco per Celeste, quindi va bene. Allora, ho preso, per quanto riguarda il riso, per non prendere il riso quello classico, perché qua vicino da noi ci sono, della zona di Verona, Mantova, comunque qua vicino ci sono tante riserie, quindi preferisco quando trovo nei supermercati il riso che viene da queste parti acquistare quello, che in effetti costa tanto, però a me piace di più e sento anche la differenza. Comunque ho comprato della riseria delle Abbadesse, il riso Carnaroli, questo per 100% puro grumolo. Perché praticamente da quello che ho capito c'è tutta una storia dietro con questa marca e quindi ho voluto prendere questo. Questo è bello perché ha dentro due confezioni da 500 grammi, quindi insomma è più pratico se uno non lo fa spesso il riso. Quindi questo qui, questo riso, costato 3,97 euro. E questo invece è della fattoria del Garzador, riso superfino, sempre Carnaroli. Questo è di Padova, addirittura qui a Gazzo fanno appunto c'è la riseria, quindi ho voluto prendere anche questo. Questo è venuto invece un po' di più perché è costato, l'avevo trovato prima, l'avevo trovato riso 4,58 euro, viene addirittura di più dell'altro. Poi ho preso questi che sono buonissimi, se vi capita comprateli. Allora, costano tantissimo perché a prezzo pieno vengono 8 euro e passa, ma erano in offerta oggi, l'ho pagati 6 euro, sono buonissimi per fare la pasta, sono veramente polposi, buoni buoni che vengono gustosi, sono veramente buoni per fare la pasta, un riso, quello che volete, un contorno di qualcosa. Quindi ne ho comprati addirittura 2 pacchi perché appunto mi piacciono tanto, sono veloci da fare e quindi insomma li faccio volentieri. Ho voluto provare della Barilla gli spaghetti ai 5 cereali, non li avevo mai visti, o forse sì, ma la Barilla non la compro mai praticamente. Comunque, dentro hanno grano duro, farro integrale, orzo integrale, mais giallo e segale integrale. Io di solito odio la pasta integrale, proviamo a vedere se questa mi piace un pochino di più. Fuori stanno tagliando l'erba, non so perché proprio adesso, si sono messi, vabbè. Ho voluto prendere le prime fragole di stagione, mi parevano abbastanza belle. Queste venivano 4 euro da mezzo chilo, quindi le ho comprate perché mi piacciono sempre tantissimo. Uova bio 3 euro la confezione da 6. Un altro di frullà, quindi fruttini. Uno di stracchino di capra, questo veniva tantissimo questo stracchino, eh? Stracchino di capra, no, 1,79 euro. Beh, insomma, tanto poco mi pare abbastanza perché è piccolo. Comunque, questo di capra per Celeste. Poi, robiola di capra, no, non anni, 100% latte di capra. Ecco, e questo è quello che veniva tantissimo. Robiola, questo 2,30 euro. Secondo me è tantissimo come prezzo per una robiola così piccola. Pasta sfoglia, sempre nella speranza di fare le mie torte salate che faccio da tutti ma che non faccio mai.
un altro yogurt della Vipiteno, questo al caffè, gran cereale, questo è il riso croccante, sono i nostri preferiti, anche questo li ho comprati nella speranza di dimenticarceli. Uno di cavolo grande che farò per stasera, lessato. Questi pomodorini che mi ispirano, questi gialli da fare appunto sempre così in, o in padella per fare il sugo oppure freschi da mangiare. Così il grana padano DOP, questo era in offerta, questo l'ho pagato intorno ai 4-5 euro, questa confezione da... confezione da 300. Una di stelline biologiche, queste qui, trafilate al bronzo di verde, mi pare costino un euro, quindi le ho comprate, ce ne sono parecchie dentro. Uno di burro da panna di centrifugato 100% latte italiano, questo veniva 2-3 euro come panetto di burro. Poi un altro frulla, ho preso due di queste snack e frutti, questi morbidi qua, o da portare a scuola o comunque per Celeste, uno di lievito di birra, sempre nella speranza di fare le mie pizze, quindi vedete come l'organizzazione non c'è, io dico forse farò, poi si vedrà nel corso della settimana quel che succede. E una di pomodorini, perché Celeste era amata per i pomodorini in insalata, quindi li ho comprati. E basta, questa è stata la mia spesa. Spero che il video vi sia piaciuto, un video magari diverso rispetto ai soliti della Lidl, del Prix o dell'Eurospin, perché io purtroppo non vado mai a fare la spesa in quei supermercati, perché uno, non sono vicini, due, non mi trovo sinceramente bene con il cibo. E niente, io vi saluto e fatemi sapere nei vostri commenti quello che dovrei fare, se qualcuno ha un piano alimentare pronto, bello, stampabile, me lo dia, perché mi farebbe solo un piacere. E vi saluto, alla prossima, ciao ciao!